Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Shop & Keep. Dopo esserci lasciati nello scorso episodio sono andato un po' a controllare i tutorial che sono elencati qua e a parte che ci sono un sacco di banalità che non sono interessanti, ho scoperto due cose veramente interessanti. Uno è questo, Seasons, cioè che ci sono le stagioni che cambiano ogni 10 minuti di gioco. No, ogni 10 minuti, ogni 10 giorni di gioco. E ci sono alcuni oggetti che sono solo stagionali, come avevamo supposto. E premendo 5 quando li abbiamo in mano vediamo se sono stagionali, quindi possiamo subito controllare. Altra cosa, prima che mi dimentichi, a parte Grinding Bot che ancora non abbiamo sbloccato, quindi vedremo. Character Interactions ci dice in pratica che i personaggi che hanno acquistato degli oggetti da noi vanno a lottare dei dungeon e quindi hanno degli oggetti unici che possono venderci e che noi possiamo rivendere a prezzo maggiore, e questi non si trovano nelle cose degli ordini. Quindi potrebbe essere molto interessante andare a parlare oggi magari con qualcuno per vedere che cosa hanno, e potrebbe essere anche interessante per la skill che stavo tanto snobbando l'altro giorno. Questa qua. Non capisco bene cosa intenda con Mark Vem Up 150%, ma potrebbe davvero essere interessante. Oggi guarderemo un po' quello e andiamo subito a vedere la Fire Resist Potion. Che cosa... Allora, 5. Summer Generic Item. Ok, ah, e ti fa tutto vedere così, ok. Mentre invece la Wild Growth... Spring. Infatti, questa che cos'è? Summer. Ok, ottimo. Mentre invece i guanti sono più venduti in una stagione piuttosto che in un'altra? No, Tier 0 Warrior Item. Ok, ci vediamo tra un attimo. Devo solo andare un attimo a rispondere al telefono. Già che c'era, ne ho approfittato per un po' di acqua. Quindi apriamo il negozio e andiamo a controllare oggi che cosa ci vendono i nostri avventurieri. Dobbiamo controllare soprattutto se hanno dell'equipaggiamento un po' più interessante, cioè sono solo della gente di livello 0. Che... Quindi questa è estate, primavera e inverno. Quello di cui ero curioso è... il perché fa vedere solo tre immagini diverse. Vuol dire che ci sono solo tre stagioni? Non c'è l'autunno? No, non... E no, per forza c'è l'autunno. Fa vedere le foglie cadute per terra. Eh sì, boh. Non ci sono oggetti stagionali per l'autunno per ora, si vede. Ehi, arriva qualcuno? Possiamo anche parlarci così, eh? Buy item cos'hanno? Candles. Ah. Questo non ha niente. Questo è gli stivali. Buy item non hanno niente. Sarebbe curioso vedere se ci fosse qualcuno con dell'equipaggiamento. Questo ha... i guanti, ma lo stesso di prima, sì. Sì, è sempre lui. Allora, stiamo vendendo un po'. Vediamo se c'è qualcuno. Mi sa che quello è quello più forte che abbiamo trovato in giro. Questo tizio? Ehi. Ma poteva vendere magari qualcosa di interessante sta tizia, però non lo sapremo mai. Ma siete tutti in pausa mentre parliamo con gli altri? No.
È una nostra cintura quella? No. Perché è un guerriero, la cintura del rogue, se non sbaglio. E vuole una spada che non abbiamo. Tu hai qualcosa? No. Ehi! Allora, dobbiamo fare un po' di scorte. Allora, intanto questi aumentano. Allora, un 2, 1, 1. No. Una bacchetta. 4. Vada. Intanto vediamo se sta... Sto tizio ha qualcosa da vendere. Credo fosse una tizia, invece no. A quanto pare, no. No. Sono tutti senza niente oggi. Ma si vede che sono ancora di livello troppo basso. Siamo ancora al giorno... Boh. 22, mi sa. Non vorrei dire una cavolata, mi sembra il 22. Ma... E quel sombrero dove l'hai preso tu, tizio? Sombrero del suono, 1350, proviamo. Comprato? Sì! Però abbiamo bisogno di fare per mettere i cappelli. Il sombrero del suono. Oh. Sarebbe interessante vedere se riusciamo a venderlo bene. Ma secondo me sì. Ma mi auguro. Tu hai qualcosa? No. Lei signorina? No. No. Ehi. Ehi. Ma con una delle mie migliori spade, tra l'altro. Che vergogna. Mi sa che non è che sia cambiata tantissimo la situazione da prima, eh. Dovrei mettere proprio lo zap. Ma costa abbastanza quello zap. Ah, puliamo un attimo qua. Che è tutto pulisci. Ok. C'è un paio di... Allora, una... 2 mushroom, vabbè, però non posso comprarlo. Una health potion. Vai, erano 7 quelle di mana, se non ricordo male. Questo non posso metterlo da nessuna parte, ho bisogno di... del hat rack, ma non ce l'ho ancora e quindi non è da sbloccare, vero, il coso dei capelli? O sì, mi auguro di no, mi auguro che posso comprarlo direttamente, altrimenti sarebbe una bella fregatura. No, questo è arrivato con la spada, quindi no. Pensavo tu fossi chissà quell'avventuriero, invece no, sei un pezzente come tutti gli altri. Papà. Pam pam. Vai, 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 vai. Tu mi vendi qualcosa? No. C'è
c'era Premium Dirt Cake. Ma che cavolo me ne faccio di una torta di fango? Ma allora adesso bisogna sbloccare il coso del cappello. No, è qua con quelle delle armature, abbiamo già sbloccato. Lei? No. Lui? No. E la seconda pagina invece che cos'è che dice? Check equipment. Ah, non ha niente. Sì, tutti i livelli scarsi questi, anche per quello che non mi portano niente. No, non l'ho comprato a 1800, l'ho comprato a 1530 comunque. Mannaggia, quanta roba stiamo vendendo? 2 Frost, ci sono ancora tutte. Vai con quest'ordine. Oh, reparto qua di erboristeria, ho quasi finito le erbe. No. Ehi. No. Allora, un ordine qua. Andiamo a piazzare. Allora. Avevamo finito il mana? Ma chissà come mai. Oggi ho avuto un'ondata di cose per il mana e altre menate varie. A lui arriva già con una spada e basta. Credo anche i guanti, ma... Che... Ma non ha preso niente. Ma perché scappa così? Non ha preso niente? Ah, degli stivali forse. E beh, ormai l'abbiamo perso. Ah, però abbiamo trovato un'armatura, non male. Ehi. Che non abbiamo da mettere. Già sera, oggi non abbiamo veduto tantissimo come ieri, eh. Mi sa. Candele? Proviamo a comprare queste candele, non lo so io. Candele? No, l'abbiamo comprata due, non tre. Vediamo se vendono ste candele, boh. Non ho letto cosa ha preso, ma vabbè. Sostituiremo poi. Vediamo. Lui ha dei guanti da mago, ma non ha niente. Non ha niente. Non ha niente. Non ha niente. Sempre quello di prima. Andiamo a prendere quest'ordine qua. Piazzarlo. Poi disturbare che ci è stato rubato. Poi le mana potion,
cappello e chest plate, vabbè. Dove no, per oggi la parte là è andata molto bene, guarda, abbiamo finito praticamente tutto. Ci vendi niente per caso? No. Tu vendi qualcosa? No. E tu? No. Niente. Comunque stavo pensando che per ripagarsi quei tavoli ci vorrà una vita e mezza, perché ogni tavolo costava tipo 40k o no? O 4k, no, secondo me era 40k, no, 4k. Vabbè, no, dai. In qualche mesetto si ripaga. Tu sei ma... no, niente. Ah, perché ha comprato i guanti, non ce l'aveva già addosso. Uno di questo mi dia due guanti da mago, che oggi vanno tanto i maghi. Non so se è l'Harry Potter Day o cosa. Due record stone e fondi. Vorrebbe offer inventory item. Ah, gliel'ho venduto così. Ah, ma non avevo aumentato il prezzo, stupido che sono. E vabbè, mi sono fatto 1800, va bene. Desideravo proprio quello, quindi ci sta. E adesso sappiamo come funziona il discorso del vendere direttamente al cliente. Devi mettere il prezzo, cioè il prezzo che hai prima e il prezzo che hai dopo. Ehi! Per un attimo ho pensato, mi sono trattenuto perché ho detto magari sta chiudendo il negozio, no, invece no. Mancavano ancora qualche secondo. Adesso chiude. Adesso si mettono a scappare tutti, come se fosse... Allora, ordiniamo la roba. Innanzitutto ordiniamo la roba normale. 1, 2. Ok. Poi bisogna 3, 6, 9, 1, 10 funghi. Ok, ho bisogno di 3, 6, 1, 7 bit. E... scusa, tu vieni qua, ok. E 3, 6, 9, 12. No, quindi un bit di meno, scusa, ok. E... 12 weed. Vai, poi. Hat rack. Ok, lo mettiamo qua dietro magari. Poi adesso non serve, prima o poi servirà, quindi mettiamolo. Ok, è arrivato l'ordine, ottimo. E direi che questo posso anche perdonarvelo e quindi concludere qua il nostro episodio di ShopKeep. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che non so quando uscirà, visto che ormai stare dietro a una pianificazione è diventato difficilissimo. Ma passate una buona giornata e vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti!